È tradizione che Suor Plautilla, volendo studiare il nudo per la figura del Cristo, si giovasse di quello di una monaca defunta e le altre suore fossero solite dire che l'anelli, in luogo di Cristi, faceva Criste. Chi era Plautilla? Era una suora domenicana che visse la maggior parte del suo tempo nel convento di Santa Caterina a Firenze. Essendo una donna, non poteva studiare arte, non poteva andare a bottega da nessun maestro né tantomeno praticare individualmente. E quindi onore al merito di essere diventata pittrice nonostante la clausura. Pulisena Margherita era il suo nome di battesimo, avvenuto nel 1524 a Firenze. Dopo la morte della mamma e al secondo matrimonio del papà, lei fu costretta ad andare appunto in convento con il nome di Suor Plautilla. Firenze in quel periodo era dominata nuovamente dalla signoria Medicea, ma la città aveva vissuto un periodo turbolento. Dalla morte di Lorenzo il Magnifico e fino agli anni 30 del Cinquecento non aveva trovato pace. Prima la discesa di Carlo VIII di Francia, alleatosi con il Papa, poi l'instaurarsi della Repubblica con Girolamo Savonarola prima e con il confaloniere Piero Soderini poi. Con questi si apre per Firenze una nuova stagione di splendore politico, però, con personaggi come Niccolò Machiavelli, ma anche di splendore artistico, con le commissioni importanti per il salone di Palazzo della Signoria, delle due battaglie di Anghiari a Leonardo e di Cascina a Michelangelo, che tra l'altro si era già fatto riconoscere con il suo meraviglioso David. Nel 1530, grazie alle fortificazioni disegnate da Michelangelo, la città resistette ad un assedio di 2 anni, ma alla fine i medici tornarono con il duca di Firenze, Alessandro. Plautilla aveva circa 6 anni quando fu disputata a Firenze, in spregio agli assedianti, la prima partita di calcio alla Fiorentina, di fronte, nel piazzale di fronte alla Basilica di Santa Croce. E da allora, ancora oggi, il 17 febbraio, si commemora questa occasione. Per Plautilla fu determinante essere figlia di quella Firenze. Come Vasari ci informa, lei fu un'autodidatta, imparò dall'imitazione di altre opere d'arte. Sappiamo che possedeva diversi disegni di un altro frate domenicano, Fra Bartolomeo, e probabilmente anche stampe di opere più o meno note che erano di moda e circolavano in quel tempo. Certo, non deve essere stato facile per lei, chiusa nel convento e con il fuoco sacro per la pittura. L'unica arma che aveva era quella di disegnare tanto guardando le opere realizzate per i domenicani da altri artisti come Fra Bartolomeo o Lorenzo di Credi, che tra l'altro facevano parte della scuola di San Marco. Una cosa curiosa di Plautilla, che sempre Vasari ci tramanda parlando dei suoi quadri, è la non conoscenza del corpo umano maschile e che quindi i suoi santi sostanzialmente appaiono molto femminei. Anche ad esempio i volti degli apostoli del suo capolavoro, l'Ultima Cena, che lei dipinse per il convento e che oggi è conservata nel monastero di Santa Maria Novella a Firenze. Pensateci, 7 metri di quadro, un'impresa importante e notevolissima per un qualsiasi pittore, ma ancor di più per una suora autodidatta tagliata fuori dai circoli artistici e dal mondo. Provate ad immaginare di decidere di dipingere 13 figure di 13 uomini, ovviamente senza aver mai studiato anatomia e senza aver mai visto forse bene un corpo maschile. Il fatto che sorprende più di tutto è che Plautilla piano piano riesce a mettere su una vera e propria bottega, ovviamente tutta al femminile, all'interno del suo convento. E succede che le suore capiscono che possono raggiungere l'autonomia economica vendendo le opere che dipingono. E questa fu una cosa fondamentale proprio a seguito delle riforme dei monasteri femminili che venne eseguita dopo il Concilio di Trento, che sanciva la proibizione di ricercare beneficenze al di fuori del convento. Rompendo tutti gli schemi, Plautilla Nelli fece in modo che le sue opere e quelle delle sue consorelle divenissero particolarmente popolari a Firenze.
I nobili credevano che le opere d'arte delle donne devote fossero intrise di un'aura di spiritualità che le rendeva fra l'altro perfette per le cappelle familiari private. Plautilla ha voluto anche rivendicare la maternità del suo lavoro. In un'epoca in cui gli artisti non firmavano le loro opere, lei lo fece proprio perché aveva timore di finire fra i pittori sconosciuti. Così si firmò e aggiunse anche Orate pro pictura. Morì nel 1588 nel suo convento all'età di 64 anni. Vi aspetto sabato prossimo.